Per la prima volta dallo scorso agosto il numero di disoccupati in Francia torna a scendere, a gennaio il Ministero del Lavoro ha rilevato oltre 19.000 persone in meno iscritte agli uffici di collocamento nella categoria A per distinguerle da chi ha almeno un lavoro part time. Un calo percentuale dello 0,5% rispetto a dicembre che fornirà una boccata di ossigeno al governo, a fronte della promessa di François Hollande di invertire la curva della disoccupazione. Inoltre i segnali di miglioramento più intensi arrivano dagli under 25. Le buone notizie però finiscono qui, i disoccupati sono comunque in aumento su base annuale e si allarga la fetta che comprende i senza lavoro di lunga durata.